Ciao a tutti, ben ritrovati e nel caso di dirlo, happy birthday bellezza, perché come se non ci fossero abbastanza occasioni e festività in cui spendere, festeggiamo anche i 25 anni di successi di Kiko Milano. È uscita questa collezione appunto d'anniversario celebrativa che racchiude tutti i bestseller degli anni precedenti, delle collezioni limitate degli anni precedenti, quindi i prodotti più amati. È uscita subito dopo la Blossoming Beauty di cui vi ho proposto la recensione dettagliata del fondotinta in polvere e poi insieme alle ragazze a Torino, hanno shopping insieme alle amiche, ho recuperato due prodottini, tra l'altro fa un po' ridere ragazze perché non noi che facciamo questo ordine complessivo nello store di Kiko, nel centro commerciale Le Gru, ormai sono esperta anche del torinese. E non noi che otteniamo questo buono sconto di 10 euro per il mese successivo a fronte di una spesa di 20 e che vogliamo assolutamente lasciarlo l'una all'altra, non solo per educazione, ma perché davvero siamo convinte che nessuna di noi farà un ordine o un acquisto fisico nell'immediato futuro da Kiko, non noi che ci troviamo di fronte a questa bellezza, perché questa collezione. Ecco, io ve lo dico, ho detto anche ieri sera a Simo, se non volete spendere, non andate da Kiko adesso, perché potete resistere da lontano, ma se vi trovate questi prodotti davanti, io ve lo dico, e sapete che non sono una che mi scaldo con poco, questa collezione è veramente pazzesca. Appunto, non per niente va a racchiudere un po' il meglio del meglio. A me sono rimasti due prodotti attaccati alle mani, a cui non ho neanche provato a resistere, non mi sono opposta perché una roba così bella io non la vedevo veramente da tempo, quindi per me erano veramente da avere. Avrei preso anche diverse altre cose e su altre cose ho preferito temporeggiare, ho anche a questo punto il buono di 10 euro su una spesa di 20, quindi una cosa comunque molto conveniente per il mese di aprile. Usciranno degli sconti, quindi con Kiko mi raccomando, manteniamo sempre la calma perché poi quasi tutto, salvo esaurimento, va in sconto, sconti anche importanti del 30, del 50. Quindi ecco. Anche se devo dirvi che ho visto poco fa sul sito che se acquistate un prodotto di skincare, non so se siano compresi tutti i prodotti di skincare, quindi per esempio anche una maschera viso, quelle per il viso, ce n'è una che ha la niacinamide, è tipo al secondo posto ed è molto buona, vi fa un 20% su tutto il carrello, quindi probabilmente anche sulla collezione nuova. Non l'ho detto questo. Comunque, sono qui per presentarvi gli unici due prodotti che a questo punto ho preso. Spero che performino come promettono da Swatch, perché wow! Ovviamente avete un po' di tutto in questa collezione tra i rossetti, anche qui stessa formula, sono i Velvet Matte se non erro, ma avete dei colori nuovi, avete degli ombretti in pot, dei prodotti per sopracciglia, lo skin trainer, degli illuminanti liquidi, dei blush, insomma c'è veramente un po' di tutto. Cosa ho preso io? Ho preso, li avevo già tolti dalla busta, tra l'altro molto carino il pack, mi piace. Questo Magnetic Eyeshadow nella colorazione 01 Magnetic Shell, eccola qui, è un colpo al cuore, è un colpo al cuore. Infatti non lo so, forse è meglio che poi sull'occhio non sia così bello perché altrimenti me li prendo tutti. No, allora c'erano quattro colori. Devo dire che dei quattro l'unico che davvero mi piace e che davvero userei è questo. Un altro era un po' caldo, un altro era un verde che è molto bello, però ecco, non è che il verde, per quanto io ami il verde, lo usi proprio tutti i giorni. Questo appunto che è lo 01. Adesso iniziamo con le descrizioni. Innanzitutto perché si chiama magnetico, così svio il discorso del colore che fate prima a vederlo che a sentire la mia descrizione astratta ed immaginaria. Magnetico perché, al contrario di quanto si possa pensare, è un prodotto. I capelli potevo farli, prima del video, sembrano tutti crespi, li faccio dopo di solito che mi trucco.
È un ombretto in polvere libera. È magnetico perché contiene appunto un magnete alla base del pack che permette a questa polvere di appunto restare bella aggrappata. E dice che non dovrebbe perdere neanche questa zigrinatura. Molto bello. Cioè, proprio affondate il dito in questo pigmento purissimo, iperscrivente, molto sfaccettato, perché contiene dei glitter che più fini di così non potrebbero essere stati concepiti e tagliati. E è pazzesco, quindi adesso lo proveremo sull'occhio. Prima però vi presento anche l'altro prodotto e non so, in realtà non ho ancora pensato ad un look di questi due insieme, ma oggi proviamo, tanto devo andare solo a lavoro e quindi al massimo faccio la mia solita pagliacciata. Tra l'altro è bellissimo perché chi sa che io ho un canale, quando mi vede con determinate oscenità penserà ma questa. Il problema è, cioè, non che io faccia così schifo secondo me a truccarmi, spero. Il problema è che provo tante cose, quindi ci sono dei giorni che vanno veramente storti, uno di questi è stato ieri. Che il mio giorno libero, quindi ci tenevo a essere un minimo presentabile almeno quel giorno. Succedono queste cose, ma poi io non ho tempo di struccarmi, ritruccarmi, cioè. Quindi si esce come si può. Ecco, quindi, vabbè. Come buttare la fama nel WC? Fama. Allora, questa matita, ci sono di diversi colori. Ho trovato che questa fosse quella veramente più interessante. Da una parte avete il colore matte e dall'altro quello shimmer. Si tratta di matite molto morbide e molto piene fin dalla prima passata. Assomigliano un po' alle Kohl, ma più scorrevoli, più setose. Io credo che vi diano volendo anche il tempo di lavorarle eventualmente. Si possono utilizzare sia esternamente che internamente, questo proprio da discrezione. Qui abbiamo viene definito blue teal, se non sbaglio, un blu verde acqua. Io lo vedo quasi più un salvia antracite, quasi con una punta di ottanio ma verde, no, non lo so. È un bellissimo, bellissimo colore che ovviamente mi ha spinto all'acquisto, ma quando ho girato il lato e ho trovato questo argento che non è una colorazione che io uso solitamente, ma vi faccio vedere. Mi è saltato un pezzo di unghia, vi faccio vedere come swatcha. Cioè, scusatelo. Ho detto, beh, anche se l'argento non è un colore che normalmente scelgo qua, praticamente carta stagnola, spostate. Cioè, wow, questa combo mi è piaciuta moltissimo. E se vi piacciono i colori freddi, wow. Vi dico anche, perché comunque è molto interessante, da che collezione arrivano, proprio perché sono prodotti che io ho potuto recuperare grazie a questa collezione di riassunto. Allora, edizione speciale dei bestseller della collezione Fall 2.0 2017. No, io nel 2017 partorivo, quindi mi sono persa un sacco di cose. Io praticamente ho la mia vita divisa in anni e ci sono degli anni che io so che mi sono un po' assentata nel mondo beauty. Non avevo il canale, però che ero proprio distratta in generale. E quindi qualcosa mi sono persa. Quindi qui parliamo Fall 2.0 2017 per quanto riguarda il Magnetic Eyeshadow. Invece le matite, che comunque escono spesso e volentieri queste, ma questo colore fa parte della Holiday Fable 2021. Ah, ok. Questa è più recente, cioè praticamente dell'altro ieri. Ah, ok, bene. Ma c'era anche qualcosa della Sicilian Notes, che è una delle collezioni che io ho amato di più, che mi ha riacceso la passione per Kiko, perché per anni io non ho comprato Kiko. Era forse l'illuminante liquido, anche lì mi ispiravano tantissimo. Ah, che belli! Da mettere, c'era anche il primer glow da mettere appunto sotto il fondo o mischiare con il fondo. Però mi sono un attimo stoppata perché uno mi sembrava un po' freddo, l'altro mi sembrava un po' caldo. Poi, tolto il primo momento che facevano questo effetto bagnato, avevo paura che fossero in realtà proprio dei glitterini. Non lo so, però lascio in sospeso questo argomento perché per il matrimonio mi piacerebbe, consigliatemi anche voi, prendere o la mini taglia se trovassi il colore, perché anche lì le ho viste anche da Sephora, ma non c'è mai il colore.
e le colorazioni più chiare del Flawless Filter di Charlotte Tilbury da utilizzare quindi sotto il fondo, oppure un prodotto di questi, insomma, anche un po' più economico, ma che mi faccia un bell'effetto radioso. Comunque, iniziamo. Io non ho neanche swatchato, ho solo messo appoggiato il dito. Ciao a tutti. Tra l'altro vi assicuro che dal video, sta anche bene con il mio maglione, dal video si spegne perché nella realtà ha dei micro glitter che lo rendono molto più luminoso, oserei dire quasi blu, cioè la base ovviamente non è blu, è questo bronzo spento, iniziamo con tutte le parole, freddo, no, non lo so definire, quindi ci rinuncio. Però ha questi micro glitter blu anche, secondo me, che creano proprio una bella luce. Mamma mia, è stupendo. Comunque, allora, togliamo così l'eccesso di prodotto che mi va sempre. Iniziamo. Non lo so appunto se insieme andranno bene, ma per oggi lo facciamo funzionare. Ovviamente questi sono ombretti da tutta palpebra. Cioè, lo spessore non esiste. Questo ombretto non sa neanche che cos'è lo spessore. Poi appunto è una sorta di polvere che però non percepite perché non è crema. Non texturizza minimamente. Cioè, qui secondo me siamo di fronte a una qualità altissima. Come sempre rispetto al polpastrello, sull'occhio non dico che perda la magia perché comunque è molto bello, però ecco sul polpastrello appare, vedete la differenza, cioè appare sempre tutto magico. Voglio vedere se riesco a portarlo anche un po' più alto e magari a sfumarlo senza che mi salti tutto quello sotto, perché a volte il problema è questo. Sì, io penso che si possa fare perché come vedete praticamente lo sto anche sfumando. Nella parte di sfumatura resta più colore che glitter, perché è un po', diciamo, l'eccesso che avevo sul dito, ma i glitter si sono posizionati bene. E io direi quasi senza pennello. Vabbè, poi il pennello lo uso, però quasi senza pennello. Il gioco è fatto. È molto luminoso, quindi in base a come lo sposto, magari vedete, mi sembra di avere dei buchi, ma è proprio perché c'è questa bellissima perla. Ok, vado a intensificarlo un po' qui nella parte interna, che sono stata io più delicata perché lui è scrivente subito alla prima passata, cioè non ha bisogno di essere stratificato, è puro proprio. Cioè, wow, mamma mia, ragazze, è bellissimo. Io posso dire una cosa, non è giusto fare i confronti perché stiamo parlando di Kiko, però quando pesco questi ombretti in pot il mio pensiero va a quei soldi spesi per Light to Mermerize. C'è un video dove io vi parlo dei prodotti che ho provato di Charlotte Tilbury, abbiamo fatto tutti i nostri ragionamenti, sarò stata anche un po' sfortunata perché sicuramente, come vi ho detto prima, l'Hollywood Flawless Filter o ho provato da Sephora anche il fondotinta, quello liquido idratante, non mi ricordo come si chiama, e promette molto bene. Quindi non mancheranno altri tester, però sicuramente ci sono dei prodotti che mi hanno deluso, tra cui quell'ombretto in pot. Ora, qui siamo di fronte a un'altra cosa perché non è in crema, ma appunto è in polvere magnetico, è proprio un'altra cosa. Però io, quando ho preso Light to Mesmerize, pensavo a qualcosa del genere, cioè multisfaccettato, più vivo,
non per questo aggressivo, esagerato, che so che non fa parte del brand, però più vivo, cioè più particolare, più originale anche, invece assolutamente no. Ok, quindi questo mi piace da morire. A questo punto, bello, andiamo con la matita. Non credo che sia un colore che c'entri troppo, perché qui siamo freddo su freddo, però vabbè, ma neanche malissimo, eh. Non è un abbinamento che cozza. Anche questa, come avete visto da swatch, così anche sulla palpebra si sta dimostrando scriventissima. Come la appoggiate, lei scrive. Scivola, che è una meraviglia. Quasi un color pongo verdastro, non lo so. Lo porto un po' esterno e attenzione, proviamo anche internamente. Sapete qual è la mia paura più grande per il giorno del matrimonio? A proposito, non mi sono sposata e ieri ho messo una storia ed erano delle cose che dobbiamo firmare per la prenotazione appunto del rito civile in comune, le pubblicazioni, eccetera. Ma qualcuno ha pensato che io mi fossi sposata. Comunque, no, a giugno. La cosa che temo di più per quel giorno è che mi truccherò e poi inizierò a lacrimare come se non ci fosse un domani, anche perché la cerimonia civile sarà all'aperto e io soffro tantissimo il sole e il vento. Ora, vento è giugno, anche se è una zona che resta molto rialzata, quindi magari quella brezza può anche presentarsi, ma più verso sera, il sole. Cioè, io ho detto a Fabio, io arriverò con il velo e sotto gli occhiali da sole, perché altrimenti piango come una dannata, ma non per il matrimonio, perché ho l'occhio irritato. Ok, comunque, proseguiamo. Ma voi avete ancora provato, prima di mettere la matita nella riga interna, magari con un cotton fioca, ad asciugare la vostra rima? Perché magari c'è più aderenza. Non ho problemi in questo momento di aderenza, però ho sempre paura che mi parta a lacrimare tutto. E allora tutte le volte ci penso a questa soluzione, ma dopo. Comunque il colore è molto bello, eh. Spero che si veda. E ci resta anche da provare l'argento. A me piace tantissimo. Non credo che sia una matita che ha bisogno di essere fissata da una polvere, perché non la muovete più, secondo me. Ah, ecco, non avevo usato primer. Ok. Andiamo con l'argento. Ciao, mamma mia. Bello sei, bello di mamma. Voglio stare delicata perché, ripeto, devo andare a lavoro, cioè un attimo, eh. Non voglio proprio fare la palla da discoteca. È strascrivente, cioè è argento puro proprio. Metto un pochettino anche qua sotto. Sotto a quel verde. Boh, stupendo. Ne ho aggiunto proprio un tocco sopra alla verde. Ma wow, cioè questo look lo fate veramente in 3 secondi, 3 netti. Adesso mettiamo un po' di mascara. Io non so che altro aggiungere, cioè questi due prodotti sono la fine del mondo. È un look diverso, molto semplice da realizzare, diverso dal solito perché anche se da lontano non sembra così particolare, in realtà comunque soprattutto questo verde acqua, ecco, sugli occhi esce un po' di più la componente verde acqua. Grigiastra dà ovviamente un tocco molto diverso, se non estroso, ma comunque diverso all'occhio. Cioè io allora, l'ombretto lo trovo tra i migliori in pot provati. È vero che non è in crema, è in polvere,
tra i migliori in assoluto dei mono, cioè anche tra tutti quelli liquidi, ombrettino pot one and done, il più bello, il meno texturizzante, il più elegante è... Ok, ci siamo capite. La matita è fantastica, tra l'altro vi dico che ero sovrappensiero e avevo portato il verde acqua anche qui internamente, a differenza di questa parte che mi stava leggermente lacrimando, nel senso si era un po' bagnata di qua e ero asciutta, quindi ha scritto alla perfezione e mi sono ricordata dopo che invece dovevo mettere l'argento. Quindi cosa ho fatto? Ho detto fatemi vedere se l'argento scrive sul verde acqua che è più scuro. Ha scritto perfettamente. L'argento. Top. Tra l'altro, ecco, nonostante da swatch uno dice ok, quando è che lo metto quell'argento? Cioè sull'occhio, anche solo per dare un punto di luce, secondo me è bellissimo. Il verde ha scritto benissimo sul colore dell'ombretto magnetico. Sono contentissima di averli comprati. È vero che gennaio era andato veramente benissimo, febbraio e marzo. Come low buyer mi sono un po' persa, sicuramente. C'è tutto uno stress e una voglia di evadere dalla vita, dalla situazione attuale, ma di questi due sono veramente contenta, cioè sono quei soldi che dici ok, non li avevo messi in conto, nel senso che non dovevo andare da Kiko, non avevo bisogno di niente, era proprio una cosa lontana da me il fatto di acquistare qualcosa di questa collezione, ma ne sono talmente entusiasta che sono contentissima così, devo dire la verità. Quindi rientriamo comunque in quello che deve essere. Non ho un senso di disagio per questi acquisti, un senso di colpa, dire ma forse non ne avevo bisogno, alla fine ho cose uguali. No, sono veramente entusiasta, contentissima. Contentissima. Quindi vi ripeto, io ve l'ho detto all'inizio del video, se non volete spendere, non andate da Kiko in questo momento. Vi mando un bacio grandissimo, vi aspetto come sempre nei commenti, poi io non ve lo dico, ma se vi fa piacere, non lo dico mai, se vi fa piacere un pollice in su è sempre di sostegno, ma anche un cuoricino al volo, so che magari mi ascoltate mentre fate altro e non avete tempo di formulare una risposta, ma anche solo buttargli un bacino a noi aiuta tantissimo, non solo a me, anche ai miei colleghi. E ovviamente siete sempre invitati ad iscrivervi e attivare le notifiche. Ecco, una cosa che non dico mai, ma la lascio sempre sottointesa. Bacio grande, alla prossima. Ciao.